A nome della civica amministrazione e del sindaco saluto tutti i presenti e, per questa cerimonia a mezzo della quale la civica amministrazione e il centro operativo comunale vogliono ringraziare tutte le associazioni che hanno dato un loro prezioso contributo durante il periodo del lockdown. Grazie alla loro opera, grazie all'abnegazione, che si sono ottenuti dei risultati molto importanti, soprattutto in favore delle persone più deboli e delle persone più esposte. Procederemo quindi a dare un riconoscimento simbolico certamente, ma particolarmente sentito, a quanti si sono prodigati per il bene comune. Cedo pertanto la parola alla signora Marchese. Buonasera, io mi presento, sono Amalia Levato, sono la vicepresidente dell'ANTEAS, ANTEAS veramente, è un'associazione di tutte le età attive si dice, ma in realtà di giovani non è che ne vediamo, siamo diversamente giovani e ci dedichiamo al volontariato e questo, noi sono qui per appunto a nome di tutto il nostro contesto, ma soprattutto del presidente che per motivi di salute non può essere presente. Penso che dispiace molto soprattutto a lui non aver partecipato. Però siamo qui soprattutto per ringraziare il COC. È stata una presenza vivace, attiva e io ricordo le macchine che passavano e che annunziavano, dicevano di ricorrere a questo numero, eccetera. Era una presenza bella, ci faceva sentire meno soli. E questo dovuto certamente all'attività del comune, al sindaco, all'assessore, alle pubbliche sociali, e penso che sia dovuto a tante persone che si sono attivate. Non conosciamo singolarmente le persone, ma so che tutti vi siete state così. Questa festa coincide pure con la festa dei nonni, che ogni anno dal 2017 è stata attivata, è stata anzi voluta dal nostro presidente Giuseppe Colacchio, che l'ha proposta al comune e il comune l'ha accettata. Anche la signora Linda è stata anche entusiasta di questo e noi la ringraziamo per la sua disponibilità e noi questa festa è una legge dello Stato, soltanto che non tutti lo sanno, perché evidentemente neanche i cittadini d'Italia, perché evidentemente le multinazionali non l'hanno trovata molto lucrativa e quindi si sono imbozzessate San Valentino, la festa della donna, tutte quante queste cose. E allora io con la mia età e qualche cosa me la dimentico. Dunque, voglio dire che oltretutto tutto questo, vogliamo dire un grazie anche a noi anziani. In realtà siamo stati molto disciplinati, siamo stati obbedienti e si è fatto tutto questo. La mattina si vedevano dei gruppi delle persone giusto per fare la spesa, per girare le farmacie, la posta, però tutti così ordinato che sembrava proprio di essere una città del nord, tanto per non offendere quello del sud. E il pomeriggio però la città sembrava una città evacuata. Niente, un silenzio assordante. Va bene, però tutto questo l'abbiamo vissuto e penso che forse qualche conseguenza ce la portiamo ancora adesso. Io volevo dire che quindi devo ringraziare un po' tutti quanti, tutto il sindaco che ha permesso tutto questo e che ha permesso tutto, siamo stati tutti così vicini, pur essendo tutti lontanissimi. Vi ringrazio tutti. Voi siete del COC, siete stati molto bravi, avete aiutato tutti e insomma, io parlo come cittadina soprattutto della città di San Severo e poi come associata voglio ringraziare, però voglio dire un ringraziamento al nostro presidente, perché ogni giorno ci ha intrattenuto
con musiche, consigli, e poi sembrava il portavoce del sindaco. Tutte le ordinanze, tutte le cose venivano registrate, portate alla nostra conoscenza, e non gli è sfuggito mai nulla. Quindi voglio ringraziare anche lui, perché se lo merita. Buonasera. Ringraziamo signora, ringraziamo in Lega, l'associazione ANTS, cedo la parola al sindaco di San Severo. Grazie a tutti, noi abbiamo voluto far coincidere la festa dei nonni con questo momento, diciamo, semplice, che ci serviva e ci è utile a dire grazie a chi in quei giorni, in quelle settimane, in quel periodo davvero tanto duro per ognuno di noi, si è messo a disposizione della città e della comunità. Voglio ricordare, e vorrei che a tal proposito osservassimo un minuto di silenzio, anche chi come Ciro Campagna nell'espletamento di questo servizio ha perduto la vita. Ciro era un ragazzo che, come voi, come 107 volontari a San Severo, si era messo a disposizione della comunità per cercare di dare una mano in un momento in cui, più che sbraitare, recriminare e criticare, era utile mettersi a disposizione, fare quello che ognuno poteva fare, poco o tanto che fosse. Ciro, per questo suo gesto di altruismo e di generosità, ci ha rimesso la vita. Ecco perché questa sera io credo che, prima di procedere con la consegna dei nostri attestati, è cosa buona e giusta che noi osserviamo un minuto di silenzio in ricordo di questo ragazzo buono e sfortunato. Facciamo un applauso a Ciro Campagna, e sicuramente questo applauso gli arriverà nel cielo, nell'altro mondo migliore di questo, dove sicuramente adesso sarà sereno e sarà gioioso. 107 volontari, 107 persone in rappresentanza di ben 8 associazioni che in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi di restrizione della propria libertà personale, di circolazione, di movimento, di relazione sociale, si sono messi a disposizione della comunità e dell'amministrazione comunale. Ognuno ha fatto quello che ha potuto, in maniera sporadica o continuativa, secondo le proprie possibilità e secondo anche il proprio tempo a disposizione. Quindi alcuni hanno reso un servizio in maniera continuativa, altri in maniera sporadica, ma tutti erano animati e mossi dal medesimo intendimento, quello di andare incontro a chi in quella fase sentiva di più la sofferenza dell'isolamento, la sofferenza, diciamo, di queste restrizioni: gli anziani, i malati di Covid, coloro i quali avevano cioè contratto il coronavirus, quella maledetta patologia che purtroppo ancora non ci abbandona, coloro i quali avevano necessità di avere un momento anche solo di calore umano, soltanto di presenza affettuosa, sincera, di vicinanza umana. 107 persone in rappresentanza di 8 associazioni. Noi purtroppo, e lo dico con grande amarezza e con grande dispiacere, non possiamo questa sera procedere così come avremmo voluto alla consegna ad uno dei 107 diplomi a ciascuno dei 107 volontari che hanno partecipato a questa gara di solidarietà.
Non lo possiamo fare perché sicuramente 107 persone in piazza contestualmente avrebbero creato inevitabilmente, per quanto noi potessimo rispettare le regole del distanziamento sociale, avrebbero creato assembramento, e questa è una cosa che in questo momento va assolutamente evitata e non si può fare. Allora abbiamo chiesto a ciascuno delle 8 associazioni di essere presenti in questa piazza, a questa cerimonia semplice e rapida, attraverso una rappresentanza ristretta di 2, massimo 3 rappresentanti. E quindi la premiazione, o diciamo la cerimonia, avverrà attraverso la consegna a ciascun rappresentante di queste 8 associazioni del pacchetto di attestati che poi il rappresentante dell'associazione si premurerà di consegnare ai suoi associati. Spero che il prossimo anno, alla festa dei nonni, parleremo d'altro. La fase comunque continua ad essere difficile. Qualcuno dice: fai l'uccello del malaugurio. No, si dicono le cose per così come sono. L'amministrazione comunale, da questo punto di vista, mi fa piacere che la signora prima l'abbia detto, ha collaborato con voi, abbiamo fatto un'unica squadra. Grande è stato l'impegno dell'assessorato alle politiche sociali, di Simona Venditti, dell'ingegnere Rizzitelli, dei tanti impiegati addetti di quel settore che io ho visto lavorare anche il Sabato Santo. Sabato Santo gratuitamente c'erano dei dipendenti delle politiche sociali del comune di San Severo che io ho visto con i miei occhi, quindi non vi racconto un qualcosa che mi è stato riferito da altri. Io mi sono recato negli uffici di via Padre Matteo Dagnone, dove sono le politiche sociali, a dare gli auguri, a salutare e a ringraziare quegli addetti che gratuitamente erano al lavoro anziché stare a casa con i propri cari, per evadere in maniera più rapida e più sollecita tutte le procedure che consentivano di elargire il sostegno a coloro i quali ne avevano fatto domanda. Quindi c'è stato davvero un impegno da parte di tutti. Facciamo un applauso a questi lavoratori, perché vanno dette anche le cose belle, non soltanto le cose brutte. E poi via via anche tutti gli altri settori che hanno collaborato con le politiche sociali per far sì che quel periodo risultasse il meno gravoso possibile. Abbiamo fatto la nostra parte, insieme a noi una grande parte l'hanno fatto le associazioni Radio Club San Severo, un applauso. Croce Rossa Italiana, Comitato San Severo Torre Maggiore, la Guardia Costiera Ausiliaria Puglia, Congeav, AEOP, Era Ambiente, Alteas, Unitalsi. Un grande, grandissimo applauso a queste 8 associazioni, un applauso corale da parte di tutta la piazza, che si unisce a un grazie sentito e sincero del vostro sindaco. Senza di voi probabilmente la macchina sarebbe andata più lenta, avrebbe funzionato non bene come ha funzionato, perché voglio dire, tra le mille difficoltà siamo riusciti a fare un buon lavoro. Chiamo sul palco il rappresentante della prima associazione, che è Radio Club San Severo. Un rappresentante di Radio Club San Severo qui sul palco a ritirare gli attestati che poi distribuirà ai propri associati. Salutiamo con un applauso il rappresentante di Radio Club, grande Giacomo Carfagna, grandissimo, ex dipendente comunale. Sì, lo leggiamo. Consulta delle associazioni San Severo, ringraziamento anche a loro, al presidente Zelinda Rinaldi. Città di San Severo, ringraziamento. L'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato RCSS Radio Club San Severo questo attestato di benemerenza
e l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Il sindaco Francesco Miglio. Grazie, grazie davvero, di vero cuore. Salutiamoci col Domino, perché la mano non si può fare più. Chiamo sul palco a ritirare gli attestati il rappresentante della Croce Rossa Italiana, Comitato San Severo Torre Maggiore. Un applauso. Il rappresentante dell'associazione, leggo anche qui l'attestato che è, diciamo, uguale formula per tutti. Consulta delle associazioni, città di San Severo, ringraziamento, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato Croce Rossa Italiana, Comitato San Severo Torre Maggiore, questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Grazie alla Croce Rossa Italiana. Rappresentante Andrea Zorzetto, benissimo, grazie Andrea. Terza associazione, Guardia Costiera Ausiliaria Puglia. Può guadagnare il palco il rappresentante della Guardia Costiera Ausiliaria Puglia. Anche qui, attenzione ai gradini che sono insidiosi, pure ci stavo cadendo. Sempre consulta delle associazioni, città di San Severo, se lo leggo così leggo più agevolmente. Ringraziamento, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato GCA, Guardia Costiera Ausiliaria Puglia, questo attestato di benemerenza per l'alto senso dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tante, tante grazie, grazie di cuore. Chiamo sul palco il rappresentante dell'associazione Congeab. Rappresentante dell'associazione Congeab. Sì, apri l'attestato. Apri l'attestato gentilmente. Sempre consulta dell'associazione Città di San Severo, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato Congeab Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tante grazie, grazie di vero cuore. Attenzione ai gradini. Chiamo sul palco il rappresentante dell'associazione AEOP. Benvenuta il rappresentante dell'associazione AEOP, che è Associazione Europea Operatori di Polizia. Polizia. Consulta dell'associazione, città di San Severo, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato AEOP, Associazione Europea Operatori Polizia, sezione provinciale di San Severo. Questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tante, tante grazie. Questi sono gli attestati che distribuirà ai suoi associati. Chiamo sul palco l'associazione Era Ambiente, il rappresentante dell'associazione Era Ambiente. Città di San Severo, consulta delle associazioni, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato Era Ambiente questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tante grazie. Qua, questi invece gli attestati dei soci. Rappresentante dell'associazione Alteas. Chi c'è della rappresentante? La signora. Altea o Alteas?
Altea, dicono dalla regia Altea. Ringraziamento, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato Altea questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Tante grazie. Altea. Unitalsi, il rappresentante dell'Unitalsi è invitato a raggiungerci qui sul palco. Un giovane volontario, questo ci fa piacere, una nota positiva. Anche qui attestato di ringraziamento, l'amministrazione comunale di San Severo è lieta di conferire all'organizzazione di volontariato Unitalsi questo attestato di benemerenza per l'alto senso civico dimostrato nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19. Questo è l'attestato che consegniamo all'associazione e gli attestati per tutti i soci. Davvero tante grazie, grazie di vero cuore per quello che avete fatto. Speriamo che sia quella che abbiamo vissuto un'esperienza isolata. Tanto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di essere disciplinati, dalla nostra capacità di rispettare i provvedimenti che abbiamo adottato. Non da ultimo voglio fare un esplicito richiamo alla mia ordinanza di qualche giorno fa, in cui si fa richiesta ai cittadini di indossare mascherine e dispositivi di protezione individuale soprattutto nei luoghi maggiormente vocati a creare aggregazione e quindi asseveramento. E quindi sicuramente l'ingresso e l'uscita delle scuole, ho raccomandato ai papà, ai mamme, ai nonni, quando vanno a accompagnare i bambini e li vanno a riprendere, di indossare le mascherine al mercato, nelle attività commerciali, laddove c'è, nei parchi pubblici, nella villa, laddove c'è questo rischio, accettiamo, tolleriamo questo disagio. Io adesso sto soffocando questa mascherina, però sopporto bene questo disagio avendo visto la sofferenza di chi invece poi viene intubato. Molto meglio questo disagio anziché quello che potrebbe, a cui si potrebbe andare incontro nel momento in cui quel maledetto virus dovesse appunto impossessarsi del nostro organismo. Quindi l'invito a tutti ad essere rispettosi delle norme, a non essere recalcitranti, refrattari rispetto alle disposizioni e agli obblighi che ci sono già stati posti e eventualmente a quelli che verranno posti nelle settimane a venire. Non è semplice obbligare i propri cittadini a fare un qualcosa. Se lo si fa, ne abbiamo le giuste motivazioni, credeteci. Buona serata a tutti e tante grazie. Un ringraziamento dimenticato all'architetto Mucilli, che è dirigente dell'area quinta del comune di San Severo, il rappresentante del comando di polizia locale, il vice comandante Felice Cafora, anche loro sono stati bravissimi. Spesso, come al sindaco, succede che i vigili vengano, diciamo, fatti oggetto, destinatari di qualche critica o di qualche lamentazione. Bene, va detto per onestà che in quei giorni loro si sono mobilitati in maniera incredibile, in maniera encomiabile, e hanno anche loro, con loro fondi, promosso una raccolta alimentare per i più bisognosi. Quindi bisogna dire anche le cose belle, non soltanto le cose brutte. Quindi al Corpo di Polizia Locale un applauso, credo che vada tutto ed è assolutamente tanto tanto meritato. Quindi grazie anche a loro e buona serata a tutti, auguri ai nonni e alle nonne, chi ancora ce li ha, se li goda, perché sono un patrimonio di affetti e di umanità che difficilmente poi nel corso della propria vita, nella prosecuzione della propria vita, si ritrova in altre persone. Quindi un patrimonio irripetibile, non replicabile, quello dei nonni e quello delle nonne. Quindi auguri anche a loro, di vero cuore, e che il Padre Eterno gli dia lunga vita e tanti anni ancora insieme ai figli e ai nipoti. Buona serata a tutti.